Lastimusa, tradimentusa, rudusa, furiosa, gelosa. Mi voglio fermare, ah, perché ancora sa quanto ne avesse. Lei pensa di fare del bene alla figlia, ma quanto male ci fa l'idea mia? Ah, e perché se ti dico che avesse essere tua moglie a fare cielo capire? Eh? Noto. Tu hai ragione, Idea dice che qualche giorno lo fa. Speriamo che comincia. Non fosse mai troppo tardo. Sì, tardo. Se prima non ti ricoverano a manicomio. Ah, no, no. Lascia perdere. Prima che arriva al punto di portarmi al manicomio, io la peglio e la itto fuori come fecero le mie cognate. Ma tu ci pensi che te la sopportare per quasi 2 anni? Io già in pochi mesi mi sento martoriato. Ho mangiato mozzarella, cavi grasso azzà e macchiana lo colesterolo. E lei sono tutto tenere sulla dita. Non mangiate fasola, che se non poi vi mettete a scorreggiare sempre. E questo è vero però, eh? Magari questo. Non vi mettete cose cassate, che vi unghia lo stomaco. Donà, le mise in croce alle mie cognate e ora la stessa cosa sta facendo con Nante. A dire che marito e moglie si misero d'accordo e l'affrontarono. Male, te veo male. Però che mi stai dicendo, è iettatura. Iettatura, iettatura, ti stai dicendo un so che penso io. Donà. Non si poteva notare manco una vasata, che subito pigliava e affacciava India. Ma cognato Franco mi disse che si aveva scordato un zina come si faceva. E che? Ma come che? Ah, è perché tu ancora tu ricordi? Tu ci scherzi, ci va bene. Ma io a 2 anni, caro amico mio, non ci voglio arrivare. E tu, Donato? Sì. A vedere come mi puoi aiutare. D'aiuto. Fatti venire in testa qualche cosa, qualche scherzetto. Ne fa tanta la gente, è proprio a dire, non ce l'hanno a comunare. Non ce l'hanno a comunare, non ha mancato pittia. Quando dici tu, ci prepariamo qualche bella sorpresa. Ma facciamo scandare buona per buona. Giusto, E sta sicura che accadendo non ci scattiamo. Sì, ma al più presto ce l'hanno a comunare. A comincia a progettare, non so che c'hanno a fare, perché io non ne posso più. Va. Ora, a complicare la situazione, se ci mise insieme a un masoggero. Oh, e che ha avuto soggero? Meschino, un necchio buono di testa. A che ragiona? A che non ragiona? A che sente? A chi è sordo? Prima, quando era buono, magari un poco la mantenia era. Ma ora invece non la può tenere nulla, il chiò.
Ah, purtroppo questa situazione di sta cassa integrazione, vero non ci voleva. Non ci voleva. Proprio. Beh, damaggi, che so a dire? La casa, per carità, me l'ha messa a disposizione un masogero quando era buono. Ma poi tutte le altre cose io le feci. La pittura e la feci raccattare a mia. Le mobili e me le va a cattare io. Tutte cose a cattavo io. E spinno. E spinno. E io si scorda sempre le sordi. Donà, ma che ha? Ma scondi? Che ti vende in testa? Che ha? Che hai? Sono scoraggiato, mi credi? E perché? Ah, perché? Perché se dì a tia, io manco mi facesse zitto. E se trovassi una cavena magica come la tua soggera? No! Questi guai? No, lascia perdere. Come la mia soggera non ce n'è più, sicura. O se no, se mi avessi a fare zitto, avessi a trovare una senza magia. E se avessi avere un pace, magari buono di testa. Ma tanto un masogero buono era. Ah. Che l'avevi avuto il modo di frequentare la masogera. Ascoltami, Pietro, tu sei proprio disperato. Te lo dico io. Se tua moglie non si decide a risolvere questa situazione, ci pensiamo un altro. Va bene. Al più presto, mamma. Al più presto. Ai, non se ne poggio, non ne puzzo io. O se no, se mi avessi a fare zitto, la prima cosa che ci addomandasse fosse Lucia, non te venne in testa sul nome, perché Lucia? Non mi venne in testa, perché se non si chiama Lucia io non me la peglio. Ah, buona come già. Primo, me la buona arbuzza dalla mananna, vedda ogni è che si chiamava Lucia. Allora, Lucia, tua madre è morta o è viva? Perché se è morta, allora va bene. Però si è viva, ascolta qua, io prima la voglio conoscere buona che rama di pero è. Giusto è, ma non ci pensavo io a che so, ha ragione, pienamente ragione. Ora, a me. Te nagliere? Sì, ti ha detto una cosa però prima. Chi è? Usavo un nagliere. Onde? Non te lo può mai immaginare. Un nagliere? Agghiere in Gianni Stefano. Stefano con? Stefano con... Chi non cantava, come ci leggono? Oh! Chi che fa lo macellaio? Oh, perché no? Vedo. Cagli a fare. A Maghiera a fare una seduta spiritica. Sì, spiritica. Chi tu pensa che Luziano che c'è un re? Sa ci sia anche dell'America, dell'Inghilterra, ci parla ancora. Difficile, mi pare. Ma insomma... Ci parla. Però, ascolta, cosa... Qua la soggera può battare. Ma perché? Chi è una di chi sei? Da figurare che credi all'incarnizione. Ma l'incarnizione di che? Dell'ugna delle piede? E che c'entra ora l'ugna delle piede? Incarnizione. Creda alle sperde, alle fantasmi. È superstiziosa, superstiziosa. E se è superstiziosa meglio ancora, ma certe volte ti spiego come ho le brucchiose. Va bene. Zoom, vediamo di preparare il scherzo, va bene? Va bene, pensa, ciao. Non abbandonare le mani consumato. Stai tranquillo. Non ce ne faccio. Umiglio, che schifo. Io non ci fece capire niente, ma vero me lo stai scordando come si fa. Ave con Nai un poco di intimità con mia moglie che me lo stai scordando. Prima, quando travagliava, lo giorno che non c'era la masogera, arrivava stanco morto dallo travaglio e malloppiava, sonno tremendo. Quando arrivava un poco più riposato e poteva spedugliare qualcosa, cuscatiava, già disgraziata. No, ma se non la finisci con le buone, te le fare finire con le tende io. Non può essere così. Non può essere. Ciao, amore. Katia, che facesti? Tutte cose aumentarono. Ah, se uno sta attento a chi tu cacatta, spennevo 30.000 lire. 30.000 lire? E cacattasti? Allo supermercato un cagliava a mamace. E se ti ha scordato le sordi d'ingia, e che vonze fare? Ci prestavo 16.000 lire. Vedemmo al supermercato. Pietro, ma che dovevo fare? Lo sa che ho ponito una lo doppio. Sì, e poi si piglia lo triplo. Per ora ne fa compagnia. No, per ora ne fa asfissia. E se ne facessi più picca, anzi niente, fosse meglio. Lo saccio, che certe volte è insopportabile, ma è mamace.
È troppo gelosa. Ci pare che sogna ancora figlia di famiglia. Katia, ascolta, non lo sa Ciuccio, per sentire lo conto di quante volte abbiamo affrontato questo discorso. Fosse lo momento che non avessimo a fare sentere. E io pare che non sogno pronte. Ma perché? Perché? Ma perché un secco matto solo che dà quasi quasi la età fuori? Non è che la età fuori, Masuro. Ce ne deve quattro buone che la fece in bambini. Sì, fene cudidia e ha cominciato con Nadia a farne in bambini. De quant'ave che ce ne deve quattro, ci va una volta l'anno di Masuro. Giusto, ce ne deve quattro, Idia. Nadia ce ne decimo solo. Anche se viene una volta ogni sei mesi, ma contento. Perché dire tutte le orna cae, tutte le orna. Mamma, che sei esagerato, capita che qualche giorno non vedi. Sì, poi recupera e viene tre o quattro volte al giorno. E nei momenti di intimità, lo sa che fa? Idia scatti a ca e gli ha riso come un baccalà. Ha ragione lo marito, ma io non ho il carattere di Masuro. E poi, ora che ci penso buona, Masuro resiste quasi 2 anni. No, non parlare di 2 anni perché manco tu resistessi tu, eh? A me allo manicomio mi portassero, subito. Pietro, allo supermercato mi dissi che avere domani. Domani? Sì. E allora, carimmo, tutta la serata e tutta la nottata di stare sole? Sì, amore. Quasi quasi manco ci creo. Pietro, ma che fa ancora giù? Abbracciami stretta al cinto. Sì, capami di nuovo, speriamo che mi ricordo come si fa! Vediamo qua! Pronto? Mamma, tu sei? Ma camurria, mamma che ha? Cos'è sto senso, Ave? Va bene, mamma, ti aspetto. Non solo quando è qua, zina quando non c'è, rompe l'ovano panaro. Lo vedete che c'è? Che te dessi? Caccio tardo bene, vero? Sì, mi disse che tra le tandicchie bene anche mi pare sta meglio. Pietro, ascolta mia. Sì. La prossima volta mettiamo il telefono per il posto. Sì, ma così ci pare che è occupato e scattia sotto tocca per riproverarne che sta ammassato il telefono. E non richiamo la porta e non rompiamo il nodo. Sì, e chi non si mette tu pia. Ci pare che ne sentiamo male e chiamanzi l'ambulanza. Katia, non mi interessa che risparmiamo le sorti dell'affetto. Appena rapo questa fabbrica di sta casa a scomparire subito! Ma ti stiamo facendo sacrifici per cattare villa la casa! Ma quali sacrifici? Quali? Non lo vedi che se ne vanno più sordi di prima? Ua, quando c'è idea si pensa lo conto. Pietro, pazienza, ma vero. Pazienza, ca. A via di pazienza stava a dire avanti. Pazienza. Che c'è? Ma quando te dessi che avevi domani? Tempo che passava della farmacia. Allora la vimmo un poco di tempo. Sì. C'è sempre punto nella farmacia. Vieni qua. Ah, Nasho! La spiegate troppe energie. Meno male che sogno sempre pide. Se no per quando ci volesse una fettina di carne allo giorno, lo sapete che non la potremmo permettere. No! Chi c'è con? Come ma sei tu io? Si sta a dita, non ti fa male. Si sta tornando vuoi, papà. Ti su capito. Come si è mucca? Mamma, ha detto che era buono che cambia tutte cose. Mia figlia che ci venne notte fa, ragionava, ora comincia a sciammoliare. Che sono belle queste cose. Quant'ave che ci prende sto corpo, pare che la vimma a metà. Non poteva venire a dirgli un corpo, e ristava stendelecchiata. Buono, mamma. Ma tu ci pensi se venì a mia sto corpo? A come vi a fare tuo padre per pensare a guante? Chi è lo stesso di una madre? Ma quella tele. Ma cara avesse venuta di Idia! L'angioivamo, o se era meglio ancora l'angioavamo, ed eravamo felici!
A meno male che venne a entro sto corpo, meno male. Basta, mamma, sembra così, non ce ne può più. Certo, basta, guarda, che vedete, guarda, io lo lavo, io lo stoio, io lo portate a vedere. Mamma mia, fate qui, sempre che gridate siete in sta casa. Me ne voglio le maglie a pietre. Me ne voglio le maglie a pietre. Ma calmati, non togliere le rucche, Pino, guarda, non te la chiedi. Papà, ma che fa, non mi conosci? Cos'è tu? Ma come lo so io, Pietro? Pietro, sì. Sì. Ah, ti stai conoscendo. Ma meno male. Ma perché mi tenete a così che sono ubriaco di sogno? Lasciatemi stare. Assittati. Ma ora che comincia a capire, a ragionare, non sente niente. Qual è che se ne pente? Ah, figlia mia, quant'avevi che ci venne sto punto? Pare che la vimma a metà. Mamma, per favore, va. Una cosa, sempre una con papà. Sapete qua, a me lo taurino che ne facciamo una parte della carta, a me. Cos'è tu? Arriere! Che rudandura! Che tu che venne verdura? Sì! Ah, già amati! Un pazzo di mazzaretti ci portavo! Io mi portassi? Sì, mazzaretti, quattro cartette di cecco! Oh, mamma mia! Su! Piano piano! Stasera sì! Così! Bravo! Le carte che forse si calma! Ah, figlia mia! Lo vedi che vita che faccio? A chi è buono, a chi non capisce, a chi sente, a chi non sente. Ci volesse, una badante ci volesse. Specialmente tua, quando si muinda soli solette. Minda soli solette, ma volesse sapere io quando ci si minda soli solette, se sono sempre qua a rompere le scatolette. Perché studia un po' meglio però. Buongiorno. No. Sei una sette, bella Calì. Calì? A porta suonano. Come? A suo compare, è l'orario del circolo arrivà. C'è la banda che suona. Sì. La banda suona. Vigno! Oh! Buonasera! Buonasera! A quanti aspettavo? Buonasera! Se ti sonesti! Opa! Capite lo fuoco! Ma bruciato tutto il terreno, ma bruciato! Ma lo vedeste, se disonesti! Lo vedeste, pupambe! Allora, facete questa parte tecnica che io me ne vado in arrancata da linea, va bene? Ma raccomando, senza necessariare! No, non ti preoccupare! Che successi? L'apparecchi! Venne rubato stutato! Le bombe! L'apparecchi! Quando venne, mi pareva una giavola mia! Mamma mia, ma che era questa cosa? L'apparecchio! L'apparecchio era, e perché? Ma vogliate queste carte, com'è? Io cammo. Ne facciamo la parte terra ora, la remeno io. Mi ha remenato. Io non so remenare tanto sa. Oh, bello. Com'è? Come vi sentite oggi? Ma come vuole Dio? Come mi sentite? La mano come la sentite? Se tu culia, la sentite tutta? Ma poi non va, com'è? Ma voglio che caglia il rescio, la stero, pare che si aggiviglia. E invece, compà, ve lo diceva io, compà, oramai la tua tenera a pennolone. No, dite queste cose, zittetemi, vedete che è malato, lo vedete? Compà, ragione avevi, ormai è posso mettere l'arma in pace, io non la vedrò più, diso. Ave 20 anni che ve lo devo. Voi, caro compare, facete un passo in arrivi e tenne avanti, come lo amano. Ma lo sa, lo gambero fa un passo avanti e tenne arrivi. Ma perché? Che devo? Io che devo? Ma dai, lasciate perdere questa discorsa. Che siete della marina, voi? Che ne capite dei pesci? Guarda, siete montanari come a mia. Noi potremmo parlare solo di calcoccio le finocchi. Quando volte ve l'hai detto io. Certo che è così, compà, io non mi sbaglio mai. Certo, ma mi sbagliate mai. Mai mi sbagliate, ormai io mi posso mettere l'anima in pace. Compare, se non fosse per lo trantolo che mi viene, quando mi arrabbio, a vita in una vita, non ci fosse differenza. Ma perché mi trantulia? Mi si trantulia, compà. Trantulia così forte, ma non posso fermare. Compà, è come la faccia a muscire. Ma mogliere? Sì. Ma non mi vede la cuscina, mi viene lo trantolo, mi viene davanti, mi metta via, poi pinga due uova,
un sbattitore e mi fa fare froce. A cos'è, compa? Compa, anche lo dico io, ormai sono che essa un rimedio. Tale. Volete tirare, compa, a Castellano, a Tele Castellano? Sentimone, pensiamo a giocare, monete. Avanti, compa. Carrico. Strego, compa. Compa, sei mica stricato questa donna, va? Compa, e come stricare con l'asso del bastone? Liscio. Che ne piglio? Che se non mi piglio io? Tre. Scusa. Ma come scopate tu? Sette carte si piglia. Vabbè, va, chi sa me la piglio io? Che lo stavo con l'asso del bastone io? Vero? Non è, va. Te ne, compa, va. Io, compa. Piuttosto, come fai con gli abbatanti? Arriva! Compa, chi è da India? Che si sta riposando? Come è, compa? Picciotta, picciotta! Ma compa, le capite? Come brave le capite? Ma che lasciatemi stare! Intanto è spagnola! E le capite la valere scuri? Ma perché? Che hai detto fino a ieri? Ma hai detto da brinia! E poi, caro compare, non è venuto! No! Abbiamo un buon tempo e però non può venire. Guardate che venite qui, compa. Questo è sonno che venga anna. Vostra moglie con vostra figlia vi pigliano per fissa. Come? Compa, giuca vi te ragioni. Vi dicono che va venire. Vi fa fissare sereno. E poi non vi trantulia, vi fa sbattere l'ova. Compa, a che paro fissa io? Io, scopa feci! Con la froscia, compa! Con la froscia! Ma per compare! E niente, io mi paro fissa! Io esagero a fare lo strammato! Esagero a fare lo sordo! Anche se la mano è veramente da cossini! Buono facete, compa, buono! Anzi, c'è da ingarcare chiossà! Non c'è ingarco chiossà! Ma voleva dire a te esagerare! Insomma, a fare un malato grave. Sempre lo dico io, compa. Se siete malato e non ve lamentate, non ve crede. Ma se siete buono e ve lamentate sempre, tutti credono che siete vero malato. E io cos'è hai fatto, compa? Tanto che ora mi stanno portando un abbatante. Compa, dici che è una professionista. Mi mandano una fotografia. Vero. Fino alle cianche. A mezzo posto. Compa, fino alle cianche! Ma mannaggia! Una cavadda! Cavadda! Merita, sa, merita! Vero! Sì! Secondo mia! Tutto non ci iva nella fotografia! Oh no! Ora mi dicono che mi hanno a mandare lui di sutta! Compa! La data mia che sa fatta di sutta! Che mi date? Oh, che fa? Sa che vi devo? Pegliamo le forbici. Una cosa va pigliate voi e una cosa va pigliate voi, compa. Ecco, siamo a fare. Finitela, va. Vabbè, compa. Chi è che ci fa? Davanti. Vigila. È vero bravo a fare massaggi. Compa, vieni qua. Mi taglia. Un vecchio berbante che ave. E io mi sento in imbarazzo. A pennolone, capite voi, no? Certo. Poi la piglia a mani. Mani? Sì, con due mani, compa. La liscia di sotto. La liscia? Sì. Con la tua mano la liscia in capo. Compa. La stia. Compa. L'allonga. Allonga. Nel giro di due settimane, olè! Credesse che mi aveva a fare a diventare come quando avevo 20 anni! Mi! Io mi sei avesse bisogno, mi! Ma. Che fa pagando? Mi facesse un bello massaggio! Ma, compa, se siamo tutti e tre sicuramente lo sconto non va a fare! Ma era madre del tettere! Guarda, siete buoni! A mia me la vado a fare a diventare giusa! Ma io non di buoni siamo, però... Prevenire è meglio che curare. Certo, compa, la liccia, compa, la lonca. E io sempre lo devo, finora che hai detto? Ah, certo, tu sempre questa cosa, vedi? Ah, per 20 anni che lo devo io. Sempre questa cosa, dici.
Magari di grana cominciare a fare giocare ora. No, no. Cacu, sta bisca clandestina va a finire. Qualche giorno a venire le carabonera e hanno attaccato a tutti. Andiamo, andiamo. Andiamo a vedere. Compre. Ma come mi attaccano a mia? Alle volte si ci ferma così. Sì, tamburi, tamburi, tamburi. Amonè, mamma. Dai. Compa. Che? Domani. Ne vediamo arrivi. Ma come domani? No, papà! Domani! Ha ragione Ave! Combaniamo allora, domani! Se le ingagliassero anche se cacciate a fare... L'hanno a bruciare già! L'hanno a bruciare! Tutte le minole ma bruciate! Ma come volete ma bruciate la mia! Grazie, ragione Ave! Papà! Papà! Asta la vista! Ma che dici? Ma che... Cava di rappresentare la vista. Sì, ci stanno pensando ora per 94 anni. Andà a cangiare lo sindaco. Sì, sì. Tutte cose cangiano in questo paese. O parlano lo cangiaro. Sì, sì, lo cangiaro. E questo che fa? Piano piano. Ma dimmi una cosa, e questo mi confessa ora. Ma io dico sì, ora ci ha domandato. Cava mi ha assettato. Piano piano, lo sape. Papà. Ne cangiare un zino alla marescialla delle guardie, delle vetere, ma a cangiare! Sì, sì! E dimmi una cosa! Sì! Un frescaletto che sono pigliato! Su tenne, che dici ogni tanto va a frescare la mareta! Ah! Ma così, eh! Ah, un bel gamaggio! A noi non ne volte dare! Allora, organizziamo la mamma, tutte cose fatte, a... Io volevo portare qualcosa da mangiare, ma mi scordavo le soldi. Ma meno male che la spesa la facesti tu. Comunque, se ti scordassi qualcosa, ci mando un po' Petrozzo. Vero, Petrozzo? Certo. Non ti preoccupare, da fino a quando c'è sto pizzo di soggera, non vi manca niente, non siete sole. Anzi, mi venne la pensata. Che ne dici se ne venimmo a stare qua? A cosa le vamo dire a venire? Sì, che bello! Un sogno preoccupato per niente! Ma tanto questa cassa integrazione prima che finisce? Ancora non può passare di tempo! Sì, che bello! Mamma, cambiamo discorso. Che fa? Stasera mangiamo pane frutto con l'ova. Pane frutto con l'ova di sera? Ma è troppo pesante, vacchiano colesterolo. E qua tutte cose vacchianano. A me mi scendono tutte cose, niente vacchiana ciò. Sento... Ma che mangiasci tu, fasola, oi? No, mamma, perché? Ma sento una tambara. Pedro, che fosse tu? Io queste cose non ne faccio. Ah certo, tu sei attoppato. Ah, capivo, fosse tu, vero, Felipe? Io! Ma che fatti, io manco gli ho chiappato con la mucca? Sì, con la mucca, ma con lo... Ma che... Santa Lia, giusto che sicuro si allordà, sicura! Mamma, facciamo una cosa. Che fa, piglio qualcosa a macelleria? Anzi, ci mando a Pedro. Pedro, che fa, ci vado un Stefano Macellaio? Ce vai via. Che fa, pigliamo un tecchia di fegato? Buono, fegato, di sera! No! Andiamo a portare il buono! Mamma mia, mamma! E niente, piglia tanti chiarevi, il tattaglio e levamo la questione. Eh sì, però semplici semplici, senza mozzarella e senza pomodoro. Perché con lo sape che pomodoro e mozzarella ci mettono in sta pizza? Sì, sì. Io me la peggio con pomodoro, mozzarella, funghi, acciughe, olive, peperuna, sarde salate, come mi scaticano, è un uvo friotto, mi ci fare mettere in capo, bello, piano piano. Ecco! Io la voglio fare, ma così! E se non lo... No, state molto assitta, che finisce il cardugliano, mi metti la zacchetta stavani. Tonte la può pigliare come tua, l'importante era la maniglia. E andate nella peglie, semplici semplici. Sì, se capisci a così. Io non ce ne piglio proprio, così, e io sempre ce ne chissà, non ce ne può essere. Davina. Mamma mia. Mamma, che c'è? Non essere troppo. Troppo? Che state giro? Troppe esagerate, vero? Ah, figlia mia, magari tutte l'avessero la madre come a mia, esagerata. Con niente dietro. Papà, se ne accattare qualcosa per mangiare. Accattare? Muro. Ma capisci che ci vuole un'ora, mamma? Che la fa dura? E che si mangia su cristiano? Lascialo perdere, va. Tutte cose fatte, ah? Tutte cose fatte. Le robe lavatela? Perché io a vigno capito di dare una mano io, se non venisse. Ma niente c'è da fare, mi sta sediando magari. Emilia, cos'è?
Mi venne la pensata la mamma. Chi ne dici se stasera io e tuo padre ne curcassimo qua, nato stanza da letto? No, più mia da io magari in terra. Ma per tuo padre mi schinito, vedi come è come nato? Mamma, ma nesse mese che ho dormito qua, ho nato dormito sempre da dentro. Solo una volta, capita, che ci dormimmo io e mamma letto nella stanza da letto. E come fu con Benmo? Oh, io un po' ricordo. No. Ma vai a rapo, ma vai a vedere qua. Qua è la cona. Buonasera, accomodatevi. Mamma, mamma, dalle cucine. Per me, compare croce, compare croce. Ma cosa vuoi che dalle gambasso, tutto pellegrinaggio. Sì, sì, la ricambammo. Tornassimo, aire. No, e come veri vicini di casa, di chi di casa rispettano, vero, Croce? Veniamo subito. Croce, che tutti gentili. Ma già mi detto che ci portiamo la roccia di Genetta. Ricordo di fare via. Sei che lucco. Vediamo che c'è carina. Sole, che pulito, mamma. Grazie. Bella madre. Da lei chi c'è qua? Da lei, mamma. Fele, da lei che mi portare con mare. Perché è avuto un anno? Perché ci facesse crescere la barba? Non è era pulito senza barba. Ho un anno, io non rubo un muro curdo. E lui è? Un anno è? Non te lo sbatto in destra per rispitto e vado via. Ah, meschino, comma. Di quant'ave che ci venne sto corpo? Pare che la vita a metà! No! A chi la gabbia è qui? Io sempre! Dio, che faccio la compagnia tua? Giusto che ci sono male con mare, pare male! Certo, comma, c'è bisogno di tercello! Guardi quattro giorni, comma! Mi passano quattro mesi! Mi pensavamo sempre! Pregavamo per tutte le cristianozze! Giusto per le maestre sono creatore dello Signore. Mi sta scappando! Mi sta scappando la mia mamma, non più! Amore, che papà? Ti accompagno io! Adesso! Adesso non fare mai forzate! Adesso! Adesso! Fermati! Fermati! Stringi! Marina! Aspetta! Non mi dica che la sta stieri! Certe volte ragiona, comma. Sì, ma succhio sta le volte con una ragiona, comma. Dai, assettamone e mi contate tutte le cose. Sì, assettamone. Senti, allora, comma. Novità con vostro iettero? Novità. Ma niente, sempre le solite cose. Falso saputello fa. Comma, prima di partire, l'ovette, tutta vicina, e ci vicina a pratica. Ci disse quattro cosucce. Partivo, comma, è un bepotte, contare più niente. Ma che ci dicesse, contatemi. Comma, allo solito, rispettala, caso oggerà così, ci ne piccaredda. Vero, è un gente, falla venire, quando e quando vuole idda, che lo fa per lo vostro bene, giusto? E idro, ti va rispondendo. Dici che siete troppo... camoriosa e capricciosa! E ora diventasti, vedemma, a appiccicosa e piedo chiusa! Ah! Appiccicosa e piedo chiusa io! Oh, Gesù, Gesù! Comma? Eh? Lo volete un consiglio? Eh? Venite qua, quando e quando vi pare. Alla casa vostra, La finestra, Certo, che vigno qua, quando e quando mi pare. Anzi, ora, vigno, c'è stato prima. Giusto. C'è stato via. Sì. Pietro, rispettala, caso gira così, ci ne picca. Ci ne chiotta. Pietro? Dici che siete troppo. Tra di mentosa e lastimosa. Tra di mentosa e lastimosa io. Oh, Gesù, Gesù. Chi sei tutto lo ringraziamento per un bene che ci hai fatto e che ci continua a fare? Tua, quando avevi che hanno messo in cassa integrazione, un gotto di capelli, quante soldi mi fanno spegnere che siete dopo. Comma. Certe volte le figlie non le capiscono le sacrifici di una madre. Non le capisce. Mamma, mamma, a chi vuole lo papà? Il suo momento è lucidissimo. Lucido come una scarpa. Oh, scusate che avevo detto con permesso, comma. Prego.
Allora, Cagliuccia, che mi conti? Ogni tuo marito? Cagliù, vieni qua, aspettate con Nanni, vieni, vieni. Che bello, bello, bello. Sicuro che fa si sciare a tomaggi, vero? Sì. Che se tu mi parlano le cane con le altre. Vero, eh? Ma non si pare. No, veramente se ne ha a cattare un poco di pizza a taglio. Certo che tuo marito ne cave tanto torto. Ora, ora finivo di dirci la tua madre. Vero, vero, cioè... Sì, esse, ce lo desse. Donietta, un essere troppo camurriosa. Un essere troppo capricciosa. E fagli respirare, ste picciute. Cerca di venire più piccareggia. Più piccareggia, vero? Nadia, lo vuoi un consiglio? Non solo, però. Dicello, anche a costo che avessi arriate. Tanto la pace la facete. Certo che la facete, sempre si è fatto la pace. Purtroppo non vuole capire. E io ancora non ho il coraggio di affrontarla. Ma marito ha ragione. Io soffro che ho sadetto, specialmente quando lo vedo soffrire. Ah, ma tu lo sai quando apriamo a padre Pio? Dicello, bro. Sa apriamo, della mattina alla sera. Andiamo a vedere per le armarozze. Ancora? Per le armarozze la vedi. E sa che ci dissia. Padre mio! Oh, padre mio! Faga, ma con mare le fa respirare a sti picciuti! Dov'è che c'è qua? Stasera ospite Santa Fecata, Vimmo! Buonasera! Buonasera a tutti, buonasera! E la pizza? Non avevo un picciottito per impartare la pizza, dato che si mucchio sa, pigliavo un tecchio di pane di più. Vabbè, in zocca Vimmo ne mangiamo. Ma c'ha una manca? A parte una di casa o ne? Da dintra nello bagno con mio padre. Anzi, figlio, sai che te dico? Ci vai a vedere, ma io cosa hanno bisogno? Lo porto da dinna, lo pane. Va bene. Vitinigio, che mi conti? Ma di più che vedessi? Ah, ragionate! Sì, tutti sì. Noi ci parlavamo. Zembla ci parlavamo. E tu parlava con Nandi, dalla mattina fino alla sera. Fino allo fatto la tua soggera ci contava. Vero. Sì, sì. Vitinigio, fatti vendere. Gettala fuori, 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 per star rovinando lo matrimonio. Non avete più libertà, non avete più intimità. Niente avete più praticamente. Ma no, per farmi l'affare in luce. Chieto no, intimità. Veramente che se dovessero essere cavoli mia, insomma, va. Ma io senza malizia te lo stai dicendo. No. Per lo bene vostro. Ora, ora finivo di dircelo a tua soggera. Sì, sì, è vero. Sì. Sì, ce l'ho detto. Donietta. Un essere troppo assillante. E io che dissi? Dici che non è vero. Che di quando ave casi in mezzo in cassa integrazione ci fa spendere un sacco di soldi. Assaggia, io. Sì, sì. Pitinito. Io e Croce di tutta questa storia. Niente, sapete? No, niente. Non si preoccupasse che ne danno un giudeco. Però mi va a fare un piacere. Non mi va a chiamare Pitinito perché mi dona troppo fastidio. Va bene, Pitinito. Ma ti stava dicendo... Io se avessi avuto figli, l'avessero lasciato liberi. Liberi, giusto. Io no. Un poco, un poco. Katia! Katia! Che c'è, Pietro? Ma che sono ancora nello bagno, su? Che la stanno facendo, non sembola? Ah, ve la diarrea, ma padre. Tutte cose ha detto, Pino. A Tomato non ci va a venire mai niente, vero? Caduccia. Facci un po' di limonata, così a tuppa. Sì, però che è, tutti i posti le sape, Catiuccia, Chita, Pitrinidra mia, ma tutte lei le storpia le nomi. Nome. Susiti, che andiamo a dire che è troppo nervoso, che andiamo a dire a lasciare sti souvenir alla moglie del dottore. Picchi una se lo trova. Alla moglie dello maresciallo. Picchi una se lo trova. Alla moglie dell'avvocato. Picchi una se lo può trovare. Allo parreno. Che una se lo trova di sicuro. Brava. Ma... A tutti ci portaste voi cose, allo sindaco niente ci portaste voi, la moglie magari, non devo dire, ma la moglie? Lo sindaco! Lo sindaco! Che disse? Le male lingue! Dicino, cannavi tutto, tutto, e io e Croce, particolarità, non ne volemmo fare. Giusto, no, non ne volemmo fare E poi, meglio perderlo che trovarlo, con una moglie, bella e sistemata, vaffalo cretino! Cretino!
Cretino! Da leva! Andiamo ora, caro presto, amunicro! Amunicro! Oh, quando priamo! Padre Pio! Padre Pio! Come si vede che questa signora ti non ci vota perché su sindaco, ah? Pillingua! Pillingua che se do, sforbiciate a te pigliatelli! Però, sa che disse la signora Tina? Che se avesse avuto figli, li lasciava liberi. Anche Ingia lo capisce che Tomate è soffocante. Non gridare, che se fate sente facciamo storie. Storie? Che dite romanze potessimo fare? I promessi sposi, io, tu e una mala soggera. Pietro, vedrai che con un po' di pazienza aggiustiamo tutte cose. Ma non ti nadoni, non ti nadoni che ne manca l'aria per respirare. Sino a quando non c'è, ne manca l'ossigeno. Fioriamone quando c'è, praticamente n'accopammo. Ma vede mai io sogno stufa, vedrai che con un po' di tempo in più ci parlo forte e chiaro. Speriamo che ti decidesse tu però. Gagna! L'entero Germania ce l'ha? Entero Germina si chiama, mamma! Ciao e a Pegno! Come si chiama, Pigliamilla? Non è possibile, non è possibile! Ma spiegatemi come fa, ogni volta che ne stiamo un piccicano, ti affaccia e ne fa spiccicare. No, no, chi sta segue ogni nostro movimento, passo passo, per forza. Per forza. Però la sente, papà, solo che sta sparando certe cose, che saccio? Ma perché? Perché ci facesse crescere sta barba lontano un anno? Dessi con me era un anno! Era un anno! Era pagliatino! Io conoscevo lontano un anno! Ma che saccio, dici tu che c'è di più era un anno era, perché lo facesse crescere questa barba! Da pari il vecchio pari! Papà, papà, come si sente? E tu così? Oh, sogno! Che tu tan dura, lo premo di tutti! Lo premo? Sì! E io che sogno lo sapono? Oh, primo che sogno io di questa casa! No, io sono il primo! Mamma, ma siamo prima di te, io! Mamma! A domandare tuo nonno! Dai, la mia vita! E mettete fuori, vero? Non se ne può più! Non se ne può più! Pietro! Spero di trovare il coraggio lo prima possibile! Lo prima possibile, però! Perché sennò mica lo trovo io, il rimedio, eh! No, no, tu a fare tutte cose a mia! Ma sennò, poi, mamma, non ti può vedere che io! Sei come un pazzecchio, per mia! Lei, un abbracciare perché sennò si arrecampa, ah! Vedo niente. Finalmente si addormisce. Ah, quando ave che ci venne sto corpo, pare che la vimma a metà. Non ne posso io, non ce lo posso sentire di ricchio. Ci si passa il cuore, ma non ce lo posso scippare. Vieni se io, mi vai faccio una passeggiata alla chiazza, se c'è tecchia largo che passo e mi frisca la testa. Mamma, io ci ho preso per calmarlo. Ah, chiedo che mi tocca sentire questo maiennolo, sta diventando camorrioso, capriccioso e mi temma vedocchioso. Mamma! Comma, comma! Che ci fu? Che succede? Che succede? Mi capito che mi stava furioso, stava stendendo le robe e mi cavero tutti di sotto! Vero, è tagliato di sotto! Ma quali Katia mi stava presa Edo? Puro Katia! Sì, la metta a casa! È un signiero! Alla chiazza, signiero! Alla chiazza! Alla chiazza. Ma a fare che alla chiazza? E si sa ciò che... Quello che giocava la mazza! Quello che giocava la mazza! Quello che giocava la mazza! Ma che cambaste? No! Mica no! Che ci fu? Le idee si indurrumura, pare che ci sono le spirite, le fantasme ci sono da idee. Ma che dici fantasme? Sì, ci sono. Da sitte, Comma, comma, può essere, sì, può no, essere, la recuro essere. Dindia una cucina, non la volivano le spirite, cangiano casa, fuori, la rettano fuori. Ma che dicete, cangiano le spirite, e poi lo mananno niente fuori a nodo. Voi sapete come che tu fate sempre le cose che ho in genere non niente. Anzi, aspettate un minuto che ci sono la luce, così faccio addormentare. E poi. Ah. Tagliare la tenda. Uno, due, tre, non venite, ah? Ah? Perché un minuto ci sono quattro voci. Uno. Come fa? Si chiamano l'exotà. L'exotà. Ma che sirvono? Ma che sirvono? Sirvono per farlo dormire! Per farlo dormire! Per secondo! Oh no! Comare! Ah! Ma che sei giunta? E vamo a cominciare da capo, un minuto! Uno, due, tre, quattro...
7, 8, 9, 10. Che sono queste cose? Bevi. Che sono amare? Guarda mare. E sono laghi. Mamma mia. Amonenne, che è corso un oletto. Dai, un olettino, amonenne. Ma che sembra la zio con te steno? La finiscila. Amonenne, che doveva fare un pesolino. Pesellino lo chiama, ancora pesellino lo chiami, ma venicela! Ah, ma niente, mi voglio restare qua! E allora dorme, è morto. Ah, lo vedete che vita che faccio con Marco? Lo vediamo, la pazienza che avete voi non do la vera. Che santura per il potere dirci allo vostro genero? Sì, è vero. Ci parlassi un'altra volta. Contate bello che ci dicessero. Ci disse. Pitinito. Falla venire quando vola la tua soggera. E tu. Ma allo solito. Non vi merita, no, comma. Non vi merita. Comma, non vi merita. Saccio. Comma, di quanto priamo a San Giovanni? A San Giovanni. Non prima per Pio. San Giovanni Rotondo, Cro. Te lo scordaste? San Giovanni Rotondo priamo. Per tutti priamo. Pure per portare la pace e la serenità in questa casa, comma. Ah, grazie, comari, grazie. Ora andiamo. Cosa non mi devo dire Cainta? E dicono perché di farle dire. Anche perché chi siamo cosa di farle dire? Ma che no. Ma come l'ha detto mai? Oh, no, questo. Con permesso. A chi la saluta Raffaele. Torna. Comma! Un angelo senza ale pare, comma! Mamma mia! Di quant'ave che ci venne sto corpo! Pare la vita a metà! Io lo dico a tutti, ma non mi credono! Non te lo capisce! Comma, con permesso! Sì, va accompagno. Non ci vengono più in questa casa, che c'è il fantasma! Zitto te! A meno male che c'è solo ma con mare che mi capiscono e mi difendono. Se no, tutte le ande fanno la doppia faccia. Però vero, quando dorme pare un angelo. Poco vicchio arrappato. Mandando sarei tu a così proprio ora che si viene a godere la pensione. Ma... Ma si è fatta apposta, parte! Ma supposta! Ma supposta no, ah! Eh? No! Ma le voci! Mi dai se ve lo sei troppo! Non ce l'è! La supposta te la metti tu! Non ce l'è! Ciao mamma! Isabella, ciao! Franco? Lo conosco via, un nuovo tasto? No, lui la stavo alla mia soggera. Ah, la tua soggera. Ma Pietro e Katia, onni sonno? Se Niro a respirare aria fresca. L'aria fresca bene fa. Ma quant'ave che dorme lo papà? Io paccamora così fa, a che dorme, a che vigliante. Ci detti 30 ucce di lei sopra. 30! E non torna sa! Deci più, deci meno, tanto lo stesso e tu dorme. Ma lo vedi figlio mio, che vita che faccio. E Pedro c'ha a pensare, piuttosto solo c'ha a pensare. E tu, quando avevi che ci venne sto corpo, pare che la vita a metà. Che dici, Masuro? Ave una settimana che non la veo. Ma niente, la veo io perché non ti preoccupare sempre, tutte le giorni. E che ci fa? La veo un po' stanca. E certo che sono stanca, faccio una mattina a come una strumula, e di qua, e di là, e di qua, e di là. Le prime volte non erano abituati a venire qua a farci compagnia. Ora sono contente! Sono contente! Quando voleste la libertà. Dale, non toccamo sto tasto, per favore. Cominciasse a riposare, sì. Ti faceste grannuzza ormai. E invece to suro mi pare sempre nica. E tu ti scordaste quanto volte venia le guante? Venia, s'avessi avvenuto già. E non te lo ricordi che era sempre gittata le guante? Come non lo potremmo scordare. Ma ora cresceste. E meno male che crescevo. Per questo ho voluto che mi lasciavi libera. Sì, però non giudera solo che fosse tu, puta.
Mamma, tu, a cercare di capire... Ah! Io non voglio capire niente ora, va bene? Ora, e manco dopo. Io non ne puzzo, non ne puzzo, non ce la fare capire. Tu, perché l'hai tu fuori. Ma fai fare cosa che fa un po' non ti può non ridere. Ciao. Ciao Isabella. Ciao. Ello Caruso. Buono, ma dormiva e lo lassavo la masoggera. E Katia, volessi coccare a tuo padre. E quando è ora di mangiare non ci vediamo, che dici? O lassiamo il gioco. Mamma, preparo lo lì. Non c'è bisogno, tutto fatto. Se no ti piglia pazzi, che niente. Allora ripigliamolo. Mamma, ripigliamolo. Pelé, papà. Pelé. Papà. Papà. Ah, io suono. Sono le gocce. Le bocce. Le bocce di Tomà, non le so. Non le so le bocce. Ah, certo, quando siete queste cose per non battesi, vero? Allora, il casimolo. Aiutatemi. Mamma, dove sono le bocce? Un euro di giocare con le bocce. Non le voglio le bocce, non le so, non le so le bocce. Carina, carina. C'è nero, assittate qua, ne vivimmo qualcosa, dai. Non se ne può più, ne puzzo i cioni, sta casa vera non se ne può più. Non se ne può più, dove becca un bicchierino? Capi, come ti capessero, cognato. Sì, ha ragione. Tu che ci passaste prima, perché o non ci passa, non ci credi. Vero, ma quando avevi caso qua? Quando avevi, a fino a venire domani. Salute. Ma tipo cagati a me lo dessi e suona il telefono. Stai venendo la mamma! Come ti capessero, cognato? Ascolta, dimmi una cosa, tu che ci passaste prima. Come lo trovava tu lo tempo per... Ammozzone, ammozzone. Certe volte, mentre che c'era in bagno, facciamo qualcosa. In bagno. Quando va in bagno qua è più veloce della luce, eh? Ah, mi tenni mia, a 2 minuti era cacata e stuiata. Allora, come va girato? La diarrea. La diarrea? Che c'è la diarrea? Quando c'è diarrea? Sì. La diarrea viene solo un masoggero, la dita non ci viene niente. Veramente ogni tanto ci faccio smuovere io. Sì. E come? Ci dava qualche cioccolatino di che... Ale! Ma che ci abbia pensato io? Giusto, un cioccolatino. Ma capitano i cioccolatini. Sì, ma poi dopo una parte di mezzo caffè e un nevonzicchio. E viva vero. E non ce ne posso dare io cioccolatino. Ma vedi che sfortuna va. Che saccio, Pi, inventati qualche altra cosa. No, 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 non ce ne posso. Ora io parlo con Donato. Vedo, l'amico mio è uno scienziato per queste cose. E ci dico che amma risolvere questa situazione, per forza. No, di che state parlando? Ah, niente, ci stava contando l'esperienza che facciamo nati. Isabella, Simmo, consumati. Ma un cioccolatino ci potremmo dare? Come vi capisco. Grazie, solo Katia non capisce. Ma che avessi a fare? Sente la sua rotto. Non ti puoi sciarriare sempre con tuo marito per la mamma. Io manco lo trovava lo coraggio, ma un giorno me l'ambaiavo davanti e ce ne desse 4, 8, 12. Facciamo 13, che alle volte può portare più fortuna. Qualche bel giorno capiterà. Bel giorno? Può essere che piove sempre e non capita mai. Purtroppo la mamma è a cussè. Camorriusa. Capricciosa. Pedocchiosa. Ma certo che sempre nostra madre. Te ne dilla. Però con tutto l'affetto che potremmo avere per Idda, non significa perdere la pace e la serenità. E l'amore, come lo stai scordando. Ma pure io voglio di Idda. E scopecchia la sta pignata allora. Fallo entrare sto mondo una volta e per sempre. Perché se non ci pensi tu, ci penso io. Nanti quanto sopportammo, ma poi un nipotimo chio. Katia, ne abbiamo passare la moccione e tesoro. Katia, manca la moccione! Niente! Ma per ora che sta facendo? Boh, ora vetta Leo, che saggio! Io abbiamo un guaggio perciò. Bello, Saggio, mi ci bruida! E come mai? A Gianni che non lo fa apposta. No, chi dà? Fa, e non va niente. E poi si stanca chiossà. Che facciamo, insaniamo. Tardo invece non so figliava a mangiare. Ragione. Piccio, Astura, potesse avere qualche 2 anni, ma figlio Giuseppe. E me c'aveva 7 mesi. Nandi quando non hanno di sto passo. Manco una 7 mesi in arrivo. Comunque va a compagno, va. Amore. Ma è bello, vero sto posto. Mi raccomando, Katia. Prima c'è niente. E meglio è. E quando ti arrabbiare, fallo. Capisce una volta, se la arrabbiare.
Mi sentesti? Hai capito, moglie? Aiutami, Pietro! Ma certo che t'aiuto, certo che t'aiuto! Ma aiutare vedemma tu! A così felice sta malavita! Stasera mi porcamo nello divano? Come a fare? Ormai ci sono edi, saranno nel miglio sonno, ma nello nostro letto! Poi si fece tardo, io manco fame, io. Certo, cadinda si santa anzina lo mangiare. Meno male che a pizzo ne pigliamo, perché sennò restava tutta. Pietro, invece devi averti questa cosa, scusa mia, prepariamo sto letto. Aspetta che mi bevo che succare sta. Dilla. Ma è bello, No, non siamo sto letto. Tutte le dolure stanno venendo a mia con sul divano. Era bene. Non ci conviene, mo. Aiutami, cago. Ma là, mi pare di cucina. Vengi. Se non ce l'ho lasciato. Aiutica. Ma vieni, aiutica. Ma ti chiama Tomà, da aiutica lì. Pietro, sa che stavo pensando? Che pensaste? Manco ci credo che in questi momenti siamo soli. Vero, Manco io. Che ti ci approfittiamo? Aspetta, aspetta, vai, vai. Vada lì. Si sapia, per sicurezza, le dava a Tomace 60 gocce. 60? Non so sta, ma che si sto Ha ragione, abbe Tomace un lire 90. Io invece pensare alle gocce. Per meglio, per meglio. E stasera che fanno? Mangia Ci dole la panza, Chedro. Katia, pigliami una coperta che sento freddo. Cammina. Beh, lo veleno ci volessero. No, le gocce, le bocce. Ma domani parlo con Donata e mi va a risolvere questa situazione che non se ne posso. Mi dispiace, Pietro. Non mi è chiusa. Parliamone chiaro, meglio fu. Che forse manco mi avesse ricordato come si faceva. E ora curcamone, va. Fogliate. E domani, come aggiorna, seconda. Sentivo tutte le rumore che fecero mentre si preparavano. Uno deve venire stamattina. Poi, quando passarono di qua, manco capivo che fecero, che andavano chiova, godbo. Ma come vi addormere, come? Certo che sta situazione va a finire. Sì, va a finire. Questa frase mi faceste ripigliare. Sì, sì. Però coraggio non ne trovo. E con questo mi faccio sta moscere. E non ci penso io. Katia, ormai dobbiamo essere decisi. Ma che vuoi fare, Pietro? Ora vedo, parlo con Donato e ci devo forse venire in mente qualche idea. Ci prepariamo un scherzetto perché tu è uno scienziato queste cose. Ascolta, un come le cose brutte che conosco se ti accallano. E ne capono essere cose belle. Una via di mezzo. Io voglio sapere di che scherzo si tratta. Ma se ancora manco lo saccio io. Ora vedi. Certo, avesse essere qualcosa quando la facesse scandare e non la facesse venire più qua. E se con lo scandalo arrestasse per sempre scandata? Meglio! Ma così sicura come le chiù? Per sempre! E se ci arrestassi che a portare subito all'ospedale? Magari arrestassi sì che prima di arrivarci! Di Pietro! Ah, va, dai, cababbeo! Che ti paga che va a fare? Sarà solo un piccolo spavento! E poi. Non ci sono più parole o altre vie, non abbiamo più. Perciò proviamo a così, dai, sta tranquilla e proviamo e vediamo che ne esci. Io non sogno, però troppo sicuro. Facciamo una cosa, se è Idia, lo facciamo. Se non è Idia, rinviamo. Speriamo che Idia, speriamo che Idia, speriamo che Idia. Pronto? Mamma, chi c'è? Sì, la prima volta è casando di gioia quando telefonava la matocera. Sì, sì, mamma, vabbè, non me lo te vigno.
Ora la sistemiamo per le feste, sicura. Dici che ci venne un forte dolore di testa e vola mia. Speriamo che ci scoppia, magari. Manco, a mamate ci venne. Ma tutte cosa dici, vino? A tomate mamma e niente ci venne. Ora che fa? Un vinocchio, vero? No, dici che stasera vino. Ah, sicura maestra, ah? Dobbiamo essere sicuri che hanno a venire. Così ce la come n'altro. Pietro, un essere troppo pesante questo scherzo, ah? Lascia fare a mia Donato e dopo mi sentirò resuscitato. Sì, facciamo una cosa, tu mi conto tutte cose, io me ne vado, ciao. Ciao, ciao. Che faccio? Ora parlo con Donato e ci dico che si fa venire qualche bella idea. E lui è uno scienziato per queste cose. Ma cognato, ci dava un cioccolatino. Io ce ne potesse dare 4 o 5, ma la diarrea lo masoggero venisse, no la didia. Anzi, aspetta che ci telefono a Donato e vediamo che mi dici. La porta. Non manco lo tempo di telefonare durante la mia casa. Vediamo com'è. Oh, Donato, amico mio, proprio a te stavo telefonando. E ogni tanto qualche colpo di fortuna l'aio. Trasete, dai, trasete. Buonasera, signorina. Donato, tu è qualche tua amica? Ti presento Lucia, la mia fidanzata, è tutta per mia. Certo che è tutta per tia, ne capo può essere per mia. Ma che ti facesti zitta così, tutta una volta? No. Tutta una volta non può. Prima sentivo chiamare Lucia. Certo. E ci ho appreso. Giusto. È arrivata già. Ne tagliamo. Ne presentammo, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti e ci siamo fatti fidanzioti. Quindi tutta una volta non può, picca picca. Certo, tutta una volta no, mezza giornata può passare. Comunque, prego signorina, si accomodi. Sape, sono veramente contente, Donato è un miglio amico mio. Ma mi può chiamare anche Lucia? Chiamala Lucia, è tutto di mia. Sì, ma di quel figlia? Di quel figlia? Sua madre ci morì. Oh. E chi sono la prima cosa che ci ha domandato? Mi dispiace, è suo padre. Ci abbiamo voluto prima. Così che capitano. Ma madre, muore di crepacuore. Ma sua mamma soggi, non ci viene niente di qui. Un forte spavento da parte di mio cognato. E ci resta sicca. Sì, proprio credo che ci volesse per via. No. Ma, signorina, che scherzo c'è come na, suo cognato? Oh, che scherzo c'è come na? Proprio che tu che avevi pensato per la tua sorte. Sì, appena vi maritate, vi faccio un regalone, vi faccio. Insomma, Pietro, mi pare che adesso che tua sorgera è superstiziosa. Sì, superstiziosa, sì. Superstitica, no. Queste cose vanno solo a una sorgera. È una credulona. A tutto, credi, a tutto. Allora, da domani in poi, in questa casa, ci sono le sperde. Sì. Le fantasmi. Sì. Oh, è bellissimo. Sì. Ma così ci facciamo pigliare lo scanto di chi gli fai domandare. Si stinne lì chiandella. E come se sosi, cadendo non ci metti più piede. Aspetta, fino a un certo punto ci si. Ma se resta stinne lì chiandella non si sosi più, un vecchio mi chiama. No! Mamma così ci capita! Oh, vero? Te l'avevi detto che lavoria senza madre. Lucia, ma sto tuo cognato. Capisci che sarà un tipo troppo sveglio, troppo intelligente, ma volesse conoscere. No. Onge chiocca. E che fece partire? No! E che fece? Morì! Dopo qualche giorno, vuole però un rimorso! E tu solo che se ne fece? Si sta godendo la vita. Sta appenata tu. Ma te ci vuole un marito. Pietro, veramente fossi io, capo moglie non si ci trova qua quando facciamo lo scherzo. Giusto. Ora parlo con le mie cognate e ci spiego tutte cose. Sì. Giusto. Così domani cominciamo con le prime apparizioni. Quale domani? Stasera ma cominciare. Che da momento venne sicuro che arrivi un'altra volta a ca. Ma niente ci vuole allora. Niente, e mica ancora. Che ci vuole? Tu para dell'inzola. Tu para. L'aio. Lono. Ci facimmo tre. No, ci facciamo quattro per forza. Dopo gli occhi, uno per il naso e uno per la bocca. Giusto. Anche se però le lenzuola ti sapizzano. Non mi interessa che le lenzuola sapizzano.
per tu se ce ne potete fare 10, 20, magari che deve la scendere con tutto il suo caldo che ce ne. Ascoltate, io hai sopportato troppo cose, hai sopportato troppo. Pietro. E se capitasse che restasse vero sicca? Come se capitasse? Dobbiamo essere sicuri che avrei stare sticca, stai nell'inchiata, tisa tisa. Allora, ricapitoliamo. Sì. Io vai da dentro, mi vai a pegliare le lenzuola e qua stasera faccio scomparire a mamma moglie. Non volesse capire lo scandalo, a posto di ricciarsi sicca, insomma, ce l'hai sta la figlia. Poi quando arriva la masoggia, io comincio a fare scena, quando affacciate, e mi raccomando, andate a fare scandali forti e c'è da dire che non la volete più carina, va bene? Aspettate che un momento di... Che linzola, che linzola! Che è rovinato! Rovinato? È disperato! E pensa se ci fosse tua maglia, come ebbro fosse! Ecco cacca! Tagliate che sono belle! Qua ci sono le linzola! Belle, lavate, con l'ammorbidente, vedi? Facete si sente lui auro! A così lo capisci che abitate Caterina, eh? Sì, c'ha da tere, casette, le nonne, Cosimo e Caterina! Vabbè! Allora io sogno Cosimo! Re Gesù! E io sogno Caterina! Da domani sarai libero! Un regalone, appena vi maritate, deve fare un regalone, no! Non deve fare pigliare dello rimorso, però! Ah, no! Cavandi citini, ma lo regalo! Non ti preoccupare, calo cuore buono, vaio! Lascia fare andare! Sono caglia disgraziata! Ma mi meglio di mia! Lascia fare andare! Perché sono andato a fare scandare forti? Va bene, la facciamo scandare! Un'altra cosa! Cosa venisse la signora Dina? Sì. È una che sta a campacci, bene, sempre stata accadita, un male con la masoggia. Facitela scandare bene, affacciate! La cosa diventa più credibile! E allora lo sa che facciamo? Come la vediamo già, sì, noi entriamo in azione. Va bene? Preciso, facitela scandare e ora ammucciatevi. Sì. E cominciate a preparare, di due, compilate, ne volete, vieni, Lucia. E va a ammucciare, volete, eh? E io comincio in capo a fare per tutto. Sì, ma fermate a mezzo posto, Non c'è di ciò già veneno. Ah, e chissà, speriamo che si risolve. Fossi troppo bello. Se sto scherzetto fa il giusto effetto. Mi levasse un peso di incuglio. Una casa, un palazzo mi levasse di incuglio. Dandomi turco. Cos'ha? Una vessa rinascere. Santo no friozzo. Santo no friozzo. Facete nella rinascere questo scherzo. Se rinesci va dopo una cannella. Una cannila, un girone quando un frigorifero, quella c'hanno fino a Giancapo, quello, lo facete nella Renecce. Arriva la porta. Ah, andiamo a vedere qua, pare, a casa Osinna, pare. Ah, buonasera, prego. Buonasera. Signora Tina, buonasera, trasessi. Ma come mai sei solo? Già, come mai solo? Chi abiti nido? Te veo pensieroso! Ah, va, signora Tina, ce l'ho detto, mi chiamassi per nido! No, sei nervoso, me ne vaio! No, onde se ne va, restassi! S'assettassi! Aveva ragione! Vero è! Sogno un poco nervoso! Ave, qualche sera che sento cose strane! Rumura strane da dinda! Vero! Sì! Ma non è che avete qualche fantasma da dinda? Arsina ha voluto soggiro, sentiva rumore strane. Chissà, è una casa antica e spesso nelle case antiche c'è solo che strumura. Oh, ma che dici, signora Tina? Io non ci credo a queste cose. Saranno sensazioni che avrò io. Che vuole? Sogno un po' stanco, stressato con sta masoggera. Comunque, io faccio che si manifestano quando un vuonno a coccono. E Caterina tutto è bravo, Simmo. E poi ce lo dici, io non ci creo a queste cose. Anche se ce ne assa che credono alle sperde e alle fantasme. Ragione ha. Dillo alla tua soggera se ci crede. Non tende che queste cose ci credimmo. Quando i moderni invece siete più difficili. Lo sa, dite una macucina. Non mi volevano le sperde. Una volta mi fecero. Un occhio rosso, uno verde e un altro bianco. Vabbè, a che ci vedono la bandiera d'Italia? Ah, a proposito di tua soggera, mi permetto, perché sogno la meglio vicinetta di casa vostra. Giusto. No, come andando a andare di croce. Sì, sì,
come trase e nescivo sia di cadinda, solo la masoggera la supera. E basta. Vuole dire che me lo merito? Se lustra merita! Allora ti stavo dicendo, ma come la sopporti, ma come resiste, vi sta facendo perdere la pace, ma come non lo capisce? La signora Tina, che fare, che fare? Il paura di mia moglie, e fino a quando sogno in questa casa... Ma vattene di questa casa, state te dico, c'ha fare tanti cericati che sono io la tua soggia. Non sento manco un parreno, e non sento la possia. Non c'entro! Coraggio, troppo bravi siete! Ma raccomando, da disgraziata che ho sanguinato la faccia! Ora mucciatevi, ammucciatevi! 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 Capisci? Sveglia! Sveglia! Ma che fici, Murì? Sveglia! Sveglia! Lei non si sveglia. Non ci sono più! Speriamo che la disgraziata ci fa lo stesso effetto. Pietro! Pietro! Manco chiamare, mi sa più! Tu non ci credeva, tu! La viene con la tua soggera! Ma te ne lasci? Bocca a bocca! No, ci detti tu un volume, ci detti! Minni vaio! Hai un locale troppo debole! Aspetta, ma sa venendo la masoggera cumulare? Ma chi? E non puoi, ora ho detto! Ma che disagio cumulare, Italia! Venisse qua, non me lasciasse solo! Ma perché si manifestano proprio ora? Te lo devi stare dura! Si manifestano! Quando una cocuno! Sì! Ora lasciami, come è più di una pillola! Aiuto! Padre Pino! Precisa funziona, precisa! Un regalone ci fa certificare! Si lustra merita, non si lustra merita! Pietro, che c'è? C'era la porta aperta e la signora Tina parlava sola! Io, che costruo sente in odio! Correte che sono, dicia! Assettatevi che mi conto tutte cose! Ma che sta architettando? Uno scherzetto per tua madre! Ma... Vedi che se sono cioccolatini non funziona! Ma che fare con i cioccolatini? Cucchetti, al massimo ci veniva la diarrea! Con questo ci viene un cacarone e resta sicca come un bassotto. Sì, Isabella, tu lo sai, quanti passaste con le guai e poi ci registro un chiaro tonno. Mamma, ora lo fatto è caccadinga, non se ne va né con il cioccolatino e manco con lo smamma. E allora? Se ne va con lo fantasma. No, a mia, troppo pesante mi pare. Ah, quale pesante? Che c'è il riunione stasera? Te ricambasti! Meschino lo papà che dolore che via. Ora c'è carma e dici che c'è tardo vino. Sicuri sì, ma devono venire per forza. Stasera le voglio io, andrà bene. Tare, chi c'è che sei contente? Sì, sogno contente. Allora, andiamo a fare una cosa. Tu stasera te ne vanno tosuro e ti va qualche dà, va bene? Io non ci sto capendo niente. Stasera a cadinda ci sono le fantasme. Che deca fuggono! Pietro, l'importante però che non diventa pesante, va bene? Sì, pesante, ma c'ho pesante di te con c'è. Io resto, voglio tenere la situazione sotto controllo. Sì, a cosa ha posto di correre per Tomà, a ma correre per tia. E se si scanda forte? E che si può scandare piano piano? E se ci resta sicca? E se resta sicca la montiamo con la bomba! Ecco quale sicca è sicca, che va a restare? Non ci sogno io! Se capisco che va per morire, lo chiamo io a Polino Pota Pota, ma... Ma che va, dai, che scherzo! Che va a essere? A me pare troppo pesante.
Katia, io pure l'avevo detto, ma pensaci bene, è l'unico modo, se no siete consumate. Dai, che sarò bene per tutti, e mi debita. Allora siamo d'accordo. Tutti d'accordo, tu stasera te ne vai da, e tu solo, e te corchida, solo per una notte. Vabbè. Coraggio, Katia, sempre nostra madre, ma certe decisioni sanno a pigliare. Da lì a ca, tu e tuo marito non potete più respirare, non avete più pace, non vi potete sosere quando volete, non potete mangiare quello che volete, ovviamente senza parlare di altre cose. Zinato solo se ne accorge, mi scordavo come si fa. Meschino. Ora vi assammo soletti. Dai Katia, che lo prossimo anno avete un biciletto. Oh, quale prossimo anno? Carlo, ma Narcisa si accomincia, cantiere aperto! Immaginate! Ci vuole un po' di rodaggio prima! Comunque va con bagno che è meglio, eh! Coraggio, Katia, coraggio! Forza campo, ma ce l'ha Marco Menare preciso! Dai, stai tranquilla, non ti preoccupare! Stai attento! Io sono contenta di avere la nostra libertà, il nostro amore. Però sono sicura che se succedesse qualcosa, morisse pur rimorso. Pietro, ma tu non hai sentito mai delle gente che hanno morito pur rimorso? No, io non l'hai sentito dire mai, ah no, io. E poi te ne stai tranquilla, e che la mamma fa? La mamma fa scandare tanti chiedia, al massimo, o svenere. Tutto un boluna e sarebbe via. Se non si ci pigliasse con tutto un boluna. Proviamo con le pugna. E se non si ci pigliamo con le pugna. E se non si ci piglia con le pugna per andare a morire. E io te l'avevo detto. Ah va, dai, come a morire, dai che scherzo. E poi mi scheno, ma padre, che non ci ha messo malanni. A dedio, ci damo una quartina di occhi e lo porcamo da idee preciso. Ma già ce ne dà 30, ma madre. Per sicurezza ce ne damo anche 40. E basta, sta tranquilla, vieni qua e pensa che da domani ti potremo porcare quanto volemmo nella nostra stanza da letto. Sì, ma scondami un abbracciare che stavolta mi ci voluta devo muore fusto. Sì, sì, metto un muore fusto che cominciamo un rodaggio. Forza che si comincia il giro. Morria di sorella, ma non ti voglio mettere il telefono fuori fusto, né tu. Ma tu pensi che Ida? Non li stavamo abbracciando. E allora, su ne Ida mi faccio monaco. Pronto? Mamma, chi c'è? Sì, sì. Va bene. Va bene. Vedete che c'è? Vedete che c'è? Non vuole, manco che mi faccio monaco. Sicura va bene qualche telecamera nascosta, Cadinda. Sicura. Dici che a più tardo bene che prima va a passare della farmacia. Pietro, io stasera l'affrontaste, sindu, che mi sta venendo il coraggio, sì, lo sindu. Muoviti tu fermi. Proviamo. Ora, ma provare? Ora? Ma che ti sono la farmacia? Un momento vino, proviamo! Ma sempre già la testa! Ma che? Attiri, c'è mamma di che va a venire più piccavolte! No, ormai lasciamo stare le cose come sono, ascolta! Ma qua, manco mi ha detto, cos'ho questi fantasmi? Come cos'ho? Donato, è la sua zita! La sua zita? E quando si fece tu Donato? A cosa tutta una volta? No, ma tutta una volta no! Andu, guarda, si e me la presenta! E questa picciotta? Ma che saccio, d'un paese che vicino! E le genitori li conoscimmo? Sua madre ci morì! Morì, mischina! E come morì? Di morte naturale! Ah, così mi dici! Scandare che hai in bisogno! Ma dove ne sale fantasma? Mi scandavo! Specialisti sono! Levati super mamma giù. Mia! Bene, cioè, qua ti presento Lucia! Mamma mia! Piacere, Lucia! In arte, nonna Caterina! Piacere! Piacere, Donato! Luzzetto di Lucia che è tutta per mia! A te ti conosco, papà, mi faccio scandare! Allora, pensa al reale che ci hanno a fare! Perché appena si maritano, ce l'hanno a fare grusso grusso, ce lo promettevo, eh? E già che pensano a maritare? E che ci mi aspettare, chi? Oh, prima aspettate che arrenesci lo scherzo quando ne avevamo da una soggera di mise e poi se ne parla. E se non arrenesci? Un voglio essere metato! La safara mia e a Lucia, che è tutta per mia! Sì, sì, bravi, e ora ammucciatene, la guida si sta recampando, dai, sì. Forza, ammucciatevi da bene, volete. Dai, Lucia. Pietro, io vero, mi scandavo, mica. Ma per forza di maturo, menaghiere. Non lo vedeste? Non lo vedeste che una volta
ti stavo tostando le chiamate tu con terra, abbiamo correre per te all'ospedale. Pietro, speriamo che vada tutto bene. Sicuro, tutto bene. Non ti preoccupare, ma abbracciare perché sennò sarà gamba sicura. Toma. Pide, che facete? Non avete che fare? A scusare la mamma si viene un po' con ritardo, ma curfa dentro fo. Ci mancassero quando sai recamba. Cos'hai tu? Oh, Arini! Che lavandura, sempre lo stesso! Hai su e no? E dorme! E che dorme? Ha detto come le piegole! Ci dassi tante quattro ore, ci come dice prima, forza! Mi dassi quattro ore! Ma va, fatta no. Io! Giro di sudare che ce l'hai dato con 60 oi! Che non si tartare? Ma ti dati poco! Ai, mamma! Ora mangiamo! A mamma hai un bertoso nello stomaco! Non devo fare il suo bertoso! Mamma, se voglio mangiare subito, posso pigliare l'olive sott'olio? Olive sott'olio di sera! Troppo pesante, sono! Mi date a mangiare! Io l'altra volta per me ne mangiare una trentina e tuo papà, due o tre, a tuo papà ci venne l'indomine. E ne mangia, e allora so che non ci vengono le palanne. Allora faremo tu pepe. Giusto. Io pepe di sera, ma da luce tu vuoi consumare? Ma io ho consumato di quello che siamo, a me mi passa la fame già. Telefono te, pronto? Cue. Pronto? Isabella, chi c'è? Ah, guarda, solo, mo che ci parlo io. Mamma, se le passi che ci parla io. Ma chi vuole? Ma chi è un tu mi fa sentire, io non posso capire che vuole. Sì, Isabella, ma non ti preoccupare, ora vengo io, non ti preoccupare. Chi vuole? Dice che la soggera si intese male e vuole a mia che ci ha chiesto nello peccelegno. Anche perché ma sicura nottata fanno all'ospedale. Ma io capisco perché chiama Tia, ma perché non chiama la mia? Oh, allora lo papà così, è meglio che se resta qua. E perché se non la chiama mamma? Sicura, la soggera, o mangiava le pesottorio, o beve friotti. Se ne stanno qua, hanno la bocca d'allarma e ora vanno a ricoverare all'ospedale. Sicurissimo? Sicura? Childa, sto pezzolato. Purtroppo io la mia figlia Isabella non ha il chiuso sottuccio. Però aguanti ancora per questo, è meno male. Se no cosa perché come nasso quando potessimo a sbattere. E poi toccava a me a riparare. Avevo l'autista e un carro di mucca. Vabbè, va, mi vai più tu così, da dire e me ne vai via. Va bene. Mannaggia, proprio stasera non ci avessi voluto sapere. Ma che sia! Le sacrifici che faccio per le mie figlie, non lo sapevo. Le treglie, chi sta a mangiare le treglie? Ma non vede quanto ti sta a fare io? Prenda a moto, tassà! Scoperasti! Mica sto facendo il caso, non mi ho qua, moto! Sempre che mangi! Oh. Ci vado io, l'accompagno mia, non ti preoccupassi, andassi per suo marito così! Ma Pietro, ma le lenzuola dello elettorale? Sì, erano lordi e le portava alla lavanderia! Ora la mamma, lo papà, ci pigliamo che senza gignate, giusto? Allora, gli credi che ci pinzo io, sennò chi pigna faccio, carente? Va bene, andiamo a mangiare. Grazie. Mamma. Bedate. Tutti si nero. Oh. Bedate. Non mescio. Pele, a risa tu mi a che brillante, a che dorma, a che capisci con capisci. Tu, quando avevi che ci venne sto cuore, pare che l'hai a metà, ma... Comma! Che ci fa? Comma! Trasete, comma! No, comma, hai premura, comma! Ma che non c'è una scuola, ma io non ne potevo parlare meglio, trasete! No, comma, hai premura, ma non tu l'ha visto! Cosa vi a vedere? Ma stasera... Trasete, bustate che c'è la porta! No, non tu l'ha visto, comma, sicuro notto! Maria, ma stasera le guardate un po' che allampanata, trasete! La marmellata! Sta a mangiare la marmellata! Maria, resa che non c'è via! Ricca sì! Un minuto! Ricca sì! C'è ogni quattro c'è... E te faccia vedere quella ricca! Che sono queste cose? Bene, è muto! E so amare! Mamma mia, cose dolci te le pigli tu! Mamma mia, sempre che chiamare mi tu! Comà! Ah, dicetemi che non mi ha veramente mi volesse avvisare! Ma un saccio si fa tutto buono! Ma dicetemi tutto quello che mi ha detto! Ma
vicino alla porta! Ai, ai! Con Maria il caso, non le sento! Non le sento! Ma che c'è? Ma non riesco ad andare con niente! Allora, ma se non mi siete? Com'è? Penso che a fare nascere cade trasi! Ma dai, stare attento! Ma di che? L'imbonarmi delle vostre nanni! Girano casa a casa! Ma nanni! Ma che mi sono nascere con cosa? No! Le metti io l'anno con voi! Oh mia, l'anno! Sì, com'è? Allora, già senti che avete un poco d'acqua, che mi parete un poco scaldata. Ma però ci dai un picca, picca! Picca, picca! 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 Zicca, eh? A bella lezione te l'ha detti, speriamo con un piccolo scatoletti. Ricordate un regalone però. Sì, plusso plusso ve lo faccio. Ma che fece? Vorrei come mamma. Speriamo. Ora ti vieni, cosa sarei figlia. A chi da senti spiriti come le altre ave? Alloppiato con le occhi. Spero morì. Sveglia! Sveglia! Non ci sono più! Sveglia! Ma che fece dovevo morire? Se morirò, se spesate le tambute la quale va a fare? Sveglia! Sveglia! Pietro, ma tutto a posto? Tutto a postissimo! Mamma la porta, dai a mamma! Mamma! Mamma, sveglia! Mamma! Papà! Fasi scandavede? No, Edo era alloccato di prima cucendo voce già. Mamma, sveglia, mamma! Pietro, vedi che non c'è tu pulì, pare che non respira! Mamma, fammi vedere a me. Respira! Non lo vedono come ti dice muovono tutte le pelazze da un naso che hanno! Sveglia! Sveglia! Certo, ho un poco di rulita. Ci messo qualche martellata in destra. Sveglia! Mamma, mamma, io sogno Katia! Sì, sì, sì. Ah. Sì, sì, sì. Katia, che ti tagliasti i capelli? Assomiglia a tuo marito! Pitia mi scagliato! Pare che vorrei stare babba! Speriamo! Come ci portate alla mia casa? Cavezzi le sperde! Come ci portate? Ma che ci fece? No, effetto contrario! Veramente, le sperde! Erano cadute nella nostra casa! Io non c'entro! Non c'entro! Apri bocca, figlia! Signora di là, l'accompagno! No, casa dei diavoli! Diavoli! Bellissima camera! Ma prima non le mamme del mincio! Pietro! Certo, chi dice durulite e chi sta cane, però! Pietro, ascolta mia, chiamammo l'ambulanza! Aspetta, vediamo se capiamo che amore la chiamammo! Ai, prima nanne! Ah, lo figato!
Lo curdo, mamma. Mamma, io sogno, Katia. È un sogno, la mamma. A casa, sì. Ah, a casa. No, non ci voglio venire a casa che ci sono le spirti. Arrivi, veramente, le spirti erano qua, non la so. Mamma, questo è arrangiato come dava a capire. Sì, tu te levate di qua. Ma veramente è dentro la nostra casa. Dicillo che gli spiriti erano qua, però. Gli spiriti erano qua. C'erano le nanni. Le nanni. Nanni. Ah, vero, ora me lo stai ricordando. Non ci voglio stare qua. Facetemi venire, non voglio venire. Fatemi sono belle. Le fantasme e il capodraro. Ma ponenne, accompagnatemi in te che caccia se le vanno a un era ora. Dai, caro cognato, finalmente, ok! Ok! Così oh. Che bello, la pace dopo la tempesta. Sì, sì. Mamma padre che la malassarica. Veramente, proprio io non faccio di ogni duna. Sarà in coma con tutte le occhie. Amore, ecco, scusa via. Amore, caliamo tutti che erano ricca. Amore, amore, finita. Amore, amore. Camorria. A vedere, ma guardi, ora che stavamo in una linea. Volevo vedere se erano tutte cose a posto. Tutto a postissimo. Lo regalo, allora ne lo meritiamo. Grosso, grosso, lo facciamo, grosso, grosso. Ora, finalmente, vi potete godere la libertà. Sì, sì, è sì. Buona, veneca, nordio, amore. E perché? Quale a morire? Sì, nordio, Lucia, che è tutta piena, bambina. Va bene, allora ne andiamo che cominciamo con i preparativi del matrimonio. Sì, quando dite venne Canada cominciamo con i grandi preparativi. Quanto volete, però. Ciao, ciao, ciao. Andiamo. No, Pietro, a me mi pare male la Zarluca, ma va. Che c'è, ma che sente niente? Andiamo niente. Anche io, ti pare che tutte cose sente. Ascolta, proviamo a svegliarlo, Poi se ne parla, mi ha ascoltato tanto. Vediamo. Papà! 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 Dice! Mi dicevano che c'era! Oh, la gente che corriva a Caina! C'erano come sotto del bianco! A secotavano a tomati! Sì. E lì a cuore ce l'avano! Può essere, papà! Ma che fanno lo suonavo! Sì, 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 ma meno male! Mi schiena! Talia, vado via la porta! Che sta sicurato mai? Che se ne pende! Mamma, speriamo! Speriamo un po' niente! Sicura. Prego, signorina, ma lei chi è? Buonasera. Buonasera. Sogno Dolores. Cerco Oldie. Come dire, vecchio Felipe che vive in via da... Come dire, in via... Viagra. Viagra. Prego, signorina, si accomodi. Sì, sì. Vede, questo è Filippo. Ma questo non è vecchio. No. È un busciacio. Ah, signorina, solo la mano un po' busciacia. Ma non c'è più lei, ma non la manco vista. Ma è un torero. Papà. Papà, ma la tagliata giusta. Questa signorina è la specialista! Mamma mia, mi sta vero speciale! Signor Felipe, sì. Io mi prendo cura di lei. In 3 días sarà tutto del nostro. Toto, toto! Sicuro? Questa mano accarisce tuo cuerno come viene. Ah, papà, che ti sente male? No, non mai sentito mai meglio da così. E lo niente! Signor Felipe, sì. Duevo la stringo forte per sentir le vibrazioni. E duevo! E duevo essa sarà denso e duro. Denso e duro! 3 giorni denso e duro! 3 giorni? Ma io manco quando mi ha 30 anni! Certo! Che gli staccare! Ma moglie non è come il speciale! Signor Felipe, sì. Mai sbagliato! Tutti i miei clienti, tutto le esci per sempre! Tutto le esci per sempre! Signorina, come si è organizzata? Ha prenotato l'albergo? No!
Io dormirò qui, in questa casa. Sì, a che? Giusto, sì, perché, signorina, io di pochi giorni che mi do questa arma, alla volta con la ricetta. Giusto, sì, sì, anche se sei fatta l'aggiustare tutta tu quando gli stai rubino. Lei non può dormire qui, questa è mia. Va bene. E se non dormi, ok, ve lo torna in dominia. Così quando c'è tomate, alla tua tomate, una volta mi diventa. E la signorina, non mi una vibrazione, oh è! Io di qua un mi smuovo. Dopo lo scanto che mi pigliavo l'altra sera, io nella mia casa solo non ci stavo. Anzi, stavo tutti in gemolo, cacchio satimo, e più picche fantasma affacciano. E chi sa cui è? Chi è la signorina Dolores, la specialista da 30 anni mi fa. In una maniera deve io più teso quando avevi dice sa signorina Felicitas o come schifo si chiama Dolores. Ah signorina Malores. Dolores. Lei non sa quanto cucci che ci hai dato che potessi inghiere lo mare l'hai accompagnata al gabinetto e lo signore solo sa che tu che hai fatto peggio e poi lei non può capire che quando avevi venne sto corpo. Ah non te lo diceva pare che la vimma a metà. Ascolta Antonietta, ora Nandi non mi chiede stare nella nostra casa e la signorina Dolores stava a venire a stare con Nandi. Che dice? Ma no per sempre, fino a quando non me la fa diventare giusta. Sì, ma io nella mia casa sono giugliere che ci sono le esperte. Peggiate, mamma mia. Ma Nandi che potremmo credere alle esperte all'età nostra? I fantasmi non esistono! I fantasmi sono in la nostra testa! E se un angelo che le facciamo spuntare quando sbagliamo! Ma che dici degli eleviti? E mi fecero fino a giurare! E io non sbaglio niente! Sì, no? Non sbagliamo con le nostre figlie! Perché ne le teniamo sotto la falletta! Vero è perché le vogliamo proteggere! Perché ci vogliamo bene! Ma le figli luci hanno a fare la loro vita, se hanno a dire lontano di Nandi. E se tu hanno bisogno, se tu hanno bisogno, voi spuntiamo un Nandi. Ma io giuravo che mi chiede a caso in città, si faccio. E in capo di cui orasti? In capo di te, capo di Dio! A morire sono potuto io, non credo a caso succede qualcosa! Sì, però è diverso! Che sogno camorriosa, capricciosa e pure pidocchiosa! Vero è! Vero è! Sì, però si è scordata a dire che sei pure primorosa e amorosa! E ora scunda mia, piglia le valigie, chi già tua e chi già mia! Come fa a sapere il tuo? Si vede, è mia moglie! Forza! Ancora? Sì! Signorina Dolores! Sì. Vamos! Lascia la vista! Katia, signorino, che dice? Andiamo da lì là e la cominciamo sul rodaggio. Sì, Pietro Monelli. Andiamo lì. Ah, e speriamo che mi ricordo come si fa. Peppe Paolino Pardi, Rosario Carmelo Vitellaro, Dolores Giorgia Grizzanti. Isabella e Franco, Irene Salamone e Emanuele Ippolito.
Pina e Croce, Maria Filomena Longi e Chiara Grizzanti. Donato e Lucia, Onofre Ingrasci, Giovanna Mattina. Donietta e Filippo, Laura Pinolandro. Katia e Pietro, Lucia Malta, Francesco Lobue. Allora, un ringraziamento va agli assistenti di scena Lina Salamone, Anna Grizzanti, Letizia Eppolito, Martina Chiparo, Alice Grizzanti. La scenografia, Lucio Nola, Carmelo Scibetta, Pino Chiparo e Giovanni Chiparo. Oggettistica, Lina Milioto, Rita Landro, Santina Di Liberto e Gisella Di Liberto. Naturalmente Monella, tutte e due. Poi trucco e parrucco, Gera Mingoia, Rosanna Nola. Hanno collaborato la ditta edile Raffaele Montalto Monella, Nino Longi, Paolo Buttaci, Mario Maniscalco, Pasquale Morreale, Federica Stefano, Sandra Virgilio e tutti i soci dell'associazione GOBI, Gruppo Onore e Dignità. Naturalmente senza i quali non sarebbe stato possibile portare in scena questa commedia, che spero che sia stata di vostro gradimento. Ringraziamo pure il service e l'audio Liotta. Inoltre ringraziamo l'amministrazione comunale tutta, il sindaco dottore Grizzanti e l'assessore Pietro Alonci, le forze dell'ordine che hanno assicurato il servizio di sicurezza, il presidente dell'associazione Camicos Paolino Scibetta, presidente tra l'altro del comitato festeggiamenti in onore di Sant'Onofrio. Poi un grazie per la sua presenza, in modo particolare al reverendo padre Leonardo, che sarà la nostra guida spirituale per tanti anni. E poi un particolare ringraziamento va alla regia di Nino Pardi, che ci ha supportato in questi mesi, diciamo così, che hanno visto la preparazione, anche con qualche, non si può dire che c'è il reverendo, ma insomma con qualche richiamo, diciamo, ecco. E naturalmente lo ringraziamo il regista, perché lo abbiamo sopportato in questi 3 mesi. Per ultimo, e penso che sia il ringraziamento quello più importante, vogliamo ringraziare tutti voi che siete qua in questo momento, che ci avete onorato con la vostra presenza, che ci avete dato entusiasmo permettendoci di divertirci, perché ci siamo divertiti assieme a voi. Io ormai da parecchi anni che non venivo qui a recitare, devo dire che l'emozione è sempre uguale, cioè ci si emoziona, però poi a vedere un pubblico così splendido come siete voi, sinceramente l'emozione passa e va avanti il divertimento. Grazie e vi diamo appuntamento al prossimo anno, sempre a nome della GOBI. Grazie a tutti.
Thank you.